Allora, governatore, è arrivato qui un po' di contestazione, doverosa, forse anche giusta, ha fatto, come ha detto lei, la parte del cattivo. Dal punto di vista politico, è soddisfatto di questo incontro? Direi proprio di sì, perché noi siamo venuti con la proposta di avviare un gruppo di lavoro con tutti gli amministratori locali sulla medicina territoriale per poi arrivare a integrarlo con il riordino della rete ospedaliera e fare anche una scelta su dove collocare il DEA di primo livello. Quello che era il nostro obiettivo è stato pienamente raggiunto, anzi direi che siamo già oltre, perché molti amministratori, il sindaco di Premosello, il consigliere come il medico di Cannobbio, sono già arrivati con dei documenti molto corposi e ricchi, e quindi questo faciliterà il lavoro che io mi credo con l'estate possa concludersi per consentirci poi di decidere. Ecco, ma perché il DEA passa in secondo piano rispetto a questo progetto ambiziosissimo di medicina territoriale? Lei ha detto il DEA non ha mai salvato una persona, ma neanche la medicina territoriale, se uno ha un colpo o è grave da Domodossola e deve andare fino a Verbania, mi permetta. Nessuno da solo salva niente e nessuno, quindi questo concordo con lei. Dico che proprio per questo la scelta del DEA, che di per sé non vuol dire che c'è un ospedale che ha più servizi di un altro, è una scelta che deve essere vista alla luce di come saranno dislocati i servizi territoriali. Molto semplice, perché dato che ci siamo obbligati a fare una scelta di un solo DEA per l'intero Verbano Cusio Ossola, noi dobbiamo collocarlo laddove l'integrazione col servizio territoriale lo rende più utile, proficuo, più centrale, più funzionale. Ecco, mi scusi però, governatore, allora la prima decisione, quando l'assessore Saitta aveva detto ai sindaci datemi una proposta, era stata una decisione affrettata dall'assessore? No, se i sindaci fossero in grado di portarmi oggi una proposta io la prenderei al volo, però credo che fosse, noi l'abbiamo buttata per capire anche gli umori del territorio. Il territorio si è pronunciato, ma si è pronunciato, mi si permetta di dire, in termini più politici che attraverso invece la costruzione di un progetto per la salute nel Verbano Cusio Ossola. Se lei ha detto una cosa che condivido pienamente, lei ha detto alla fine comunque o il territorio si mette d'accordo o la regione farà le sue scelte. Lo stesso vale per i sindaci, o si mettono d'accordo oppure si decide a maggioranza, questa è una logica. Inevitabilmente, non posso che essere d'accordo con lei. Credo che date le peculiarità di queste parti, ripeto, non a caso questa provincia è stata considerata una delle tre province che nella legge di riordino, la 56, ha lo status nazionale di provincia montana, insieme a Sondrio e Belluno. Le condizioni di questa provincia richiedono, a differenza di come abbiamo fatto dappertutto, dove abbiamo deciso, sentito, ma poi abbiamo deciso, di fare un lavoro di approfondimento col territorio. Io mi auguro sia possibile farlo e ripeto, il mio sogno, come ho detto prima, è che venire qui, che ci sia uno che a nome di tutto il VCO mi dà un documento con il progetto per la salute della provincia, prenderlo, portarlo in regione e farlo nostro. Senta, entro fine mese ha annunciato che nominerai commissari, cioè nominerai direttori, non saranno quindi dei commissari, saranno dei direttori a pieno titolo? Saranno dei direttori a pieno titolo, su cui una commissione sta facendo una preselezione, poi noi sulla lista che ci sarà fornita degli idonei noi ci eserciteremo la nostra responsabilità. E poi soprattutto, ripeto, credo che faremo anche valere dei criteri che secondo me sono molto importanti nella pubblica amministrazione, che una persona dà il meglio quando si trova di fronte a problemi nuovi, quando sta troppo tempo in un posto rischia poi che si creino situazioni che fanno mancare, come dire, lo slancio. Come ha detto Renzi, dei funzionari, che è meglio ogni tanto cambiare aria per evitare tentazioni. Guardi, io non oso nemmeno usare questa parola che usa lei, dico solo che ruotare serve a mantenere vivo gli stimoli. E quindi a questo punto possiamo ipotizzare un direttore generale non della zona?
Guardi, quello che io ho detto non è riferito a nessuno in specifico, è riferito a un criterio generale che può anche avere delle eccezioni. Ecco, un'ultimissima cosa, ogni tanto facciamo solo domande, ma devo apprezzare il fatto di essere venuto a questo confronto in maniera schietta con la cittadinanza. Un po' di contestazione se le aspettava, chiaramente. Beh sì, perché diciamo, un conto era un incontro ristretto con i sindaci, è chiaro che essendo un incontro aperto a tutti ci mancava altro che non ci fosse, mi sarei stupito del contrario.